Ci avviciniamo sempre di più alla partita che domenica si disputerà allo stadio Pino Zaccheria contro i biancoazzurri del Pescara. E proprio contro il Pescara il Foggia è assetato di vittoria, vuole i 3 punti, soprattutto perché nelle ultime annate il Foggia contro i Delfini ha sempre ottenuto delle sconfitte. Quindi partiamo dalla prima, la sconfitta ottenuta allo Stadio Adriatico con il Foggia, salì, arrivò in Serie B, quella rigorosa sconfitta con Zeman, avversario. Sempre lo stesso campionato, quando il Pescara arrivò a Foggia, un misero 1-0, quindi anche molto stentato, strappò la vittoria e il pareggio ai padroni di casa. E nell'ultimo campionato, sempre 1-0, sempre il risultato di 1-0, ha ferito la squadra all'epoca di Grassadonia. Ricordiamo la rete di Gravion, questo giocatore che nell'ultima sessione di mercato è stato acquistato dall'Inter, è stato riacquistato dall'Inter per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Quindi ritorniamo anche un po' a riflettere su quell'economia calcistica che gira intorno ai giovani. E contro il Pescara, i rossoneri in casa sono chiamati alla vittoria per allungare dall'ultima posizione in classifica, ma anche per prendersi una piccola vendetta personale, quindi per togliersi qualche sassolino. Il Foggia, che domenica incontrerà la squadra allenata da Mister Pillon, non è più lo stesso rispetto a quello dell'andata, perché senza dubbio vedremo titolari, nuovi acquisti, parte dei nuovi acquisti, ma avremo in panchina anche un nuovo allenatore che nelle ultime partite ha anche effettuato degli esperimenti, in alcuni casi riusciti, in alcuni casi, ahimè, hanno anche portato 0 punti nelle casse dei rossoneri. Ma Foggia-Pescara è una partita che ritorna indietro nel tempo fino ad evocare match importanti disputati anche nella massima serie, e match che comunque hanno anche caratterizzato la storia di queste due squadre, di queste due tifoserie che tanto si amano e tanto si odiano. Proprio in occasione di Foggia Pescara dello scorso anno, ricordiamo quel triste episodio che coinvolse parte della tifoseria rossonera, con i tifosi pescaresi lontanissimi dallo Zaccheria, vicino alla stazione di Foggia, che poi addirittura portò alla squalifica del campo. Lì ci fu anche una piccola polemica, perché comunque i tifosi che non presero parte a quella brutta iniziativa comunque reclamavano e contestavano il perché della squalifica del campo, nonostante quella piccola guerriglia urbana tenuta lontanissima dal terreno di gioco. Beh, Foggia-Pescara potrà essere il giorno del riscatto, il giorno della ripartenza, e soprattutto potrà servire al Foggia per risalire la classifica, e automaticamente i rossoneri potranno anche porgere uno sgambetto agli ospiti e rallentare la loro corsa per la promozione.